tutti, sono Shadowt e oggi farò una recensione sugli Hide Kit, First Hide Kit, che è un'arma speciale di Combat Arms. Volevo scusarmi per non aver pubblicato video in 2 mesi, ma sono stato un po' occupato, specialmente con la scuola. In questo tempo ho avuto un po' di tempo libero e quindi ho pensato di fare un po' di recensioni. Allora, i First Aid Kit sono un'arma da specialist che si sblocca a 2 LT2 e costano quanto i Med Kit, cioè per una settimana sugli 8000 GP. Come vedete, quest'arma si butta per terra e se tu subisci dei danni e poi ci vai sopra, questi kit della vita ti cureranno un po'. Curano tipo 4-5 HP al secondo. Ah, e un'altra cosa che però succede raramente. Il medkit, cioè gli hide kit, ti potrebbero fare headshot e quindi curarti 30 HP, 40, e questa è una cosa molto buona, solo che non succede spesso. Come potete vedere dal video, io sto piazzando tutti gli hide kit nella mia base, tutti in un punto. Così almeno basta che ci passate sopra e nel giro di un secondo vi curano tutta la vita. Sì. Beh, cosa dire degli Hide Kit? Sono un'arma abbastanza potente perché ammucchiandoli potreste recuperare la vostra vita in pochissimi secondi. Sì, costano anche poco. L'unico difetto è che il nemico ve li potrebbe distruggere visto che si buttano a terra. Però un'altra cosa buona è che potrete curare anche i vostri alleati di team. Quindi se siete in un Elimination oppure Search and Destroy, Elimination Pro, anche i vostri compagni potranno curarsi con i vostri hide kit. Comunque, come potete vedere, li ho piazzati tutti in un punto. Così, appena sono ferito, basta che torno nella mia base, passo un secondo sugli hide kit e la mia vita torna subito a 100. Senza nemmeno bisogno di aspettare così tanto. Ecco, di specialist ho la Viper, che ritengo che sia molto forte, molto più forte dello Scorpion. Semplicemente perché va molto più veloce, può correre per più tempo e quindi è anche più difficile da prendere. Comunque, in questo video forse li sto usando poco gli hide kit, nel senso che non mi curo spesso. Ecco qua un nemico me l'ha distrutti. Quindi mi tocca ripiazzarli tutti da capo. Ma, cioè, non so se consigliarveli o no, perché hanno vari difetti e vari pregi, diciamo. Come ho già detto, i pregi sono che curano i tuoi alleati, che poi se li metti tutti in un punto ti curano più velocemente. Ah, un'altra cosa che non ho detto, vedete il cerchietto verde accanto agli hide kit? Ecco, quello lo vedono solo gli alleati. Quindi i nemici non possono vederlo e quindi sarà molto più difficile scovare i vostri hide kit.
Quindi se li mettete in una posizione abbastanza nascosta potrete evitare di farveli distruggere. Stavamo dicendo, invece, le cose a sfavore dell'Hidekit sono basicamente due. Allora, uno è che all'inizio cioè, curano poco, quindi bisogna accumularli per renderli più efficaci. E un'altra cosa è che, visto che si buttano a terra, sono facili da distruggere, quindi a volte potrebbero essere inutili. Per esempio, non lo so, se il nemico li scova e li distrugge, oppure se avete un po' di nabbi nel team che ci sparano sopra. Beh, mi è successo parecchie volte di farmi distruggere i miei hidekit da un nabbo del mio team. Perché non lo so, vedono queste scatolette verdi, non capiscono nulla, non vedono, cioè non riesco a capire. Una scatoletta verde mi cura. Cosa faccio? Ora la distruggo. Non lo so come ragiona. Ma comunque, torniamo al video. In questa partita, ho giocato benino, diciamo. Accidenti, mi hanno distrutto di nuovo gli Hidekit, quindi preferisco piazzarli in questo punto. L'arma che sto usando è il G36E, a mio parere è molto forte e forse ci farò anche una recensione. scusate. Beh, penso che abbia detto tutto sugli Hidekit. Ho detto i pro, ho detto i contro, ho detto quanto costano, a che livello si sbloccano, se conviene o no comprarli, tecniche da usare. Vabbè, ovvio che in Elimination Pro e Search and Destroy sono molto utili, visto che avrete una vita sola e quindi con la vita dovete farvela bastare, appunto. Ora, qua non so cosa mi sia preso. Questa partita sta per finire. Dopo di questa partita vi farò vedere un po' di gameplay su Cabin Fever, dove gli Hidekit sono abbastanza utili, visto che una cassa rossa ve ne ridà due e quindi altri due da piazzare. Quindi se le ammucchiate potrete veramente completarlo da soli proprio, visto che avrete la vita infinita se non li distruggete troppo. La partita finisce qua. E adesso passiamo alla partita di Cabin Fever. Ok, eccoci qua con la partita di Cabin Fever. Sono insieme a un mio amico e altri due player. E come potete vedere, li piazzo tutti in quel punto. Così, cioè, gli zombie sono programmati per arrivare all'interno della casa e di inseguirvi, quindi piazzandoli fuori avrete più chance di sopravvivere, visto che dentro basta che ne fate esplodere uno o due e ciao, si distruggono tutti. Oppure, che ne so, qualche nabbo si mette a tirare le granate dentro. Insomma, consiglio di piazzarli fuori. Non so se si vede da questo game, perché poi sono uscito proprio per quel motivo. Il motivo è uno dei difetti degli Hidekit, cioè che vi fa laggare abbastanza. Cioè, non so se in questo video si vede, ma io sto laggando molto, diciamo. Quindi non lo so.
a volte mi è toccato distruggerne un po' perché laggavo troppo. Quindi questo è un altro difetto degli Hidekit, che vi faranno laggare, faranno laggare i vostri compagni di team. Allora, alla fine, cos'è meglio, gli Hidekit o il Medkit? Beh, ognuno ha i suoi privilegi e i suoi difetti. Il Medkit ti può curare massimo 80 HP, mentre gli Hidekit ti possono curare molto di più. Ti possono anche mandare a vita piena. E più di una volta. Quindi cioè, diciamo che sono vantaggiosi entrambi, però il medkit è più per uso immediato e personale. Gli Hidekit sono più per l'uso del team e un uso un po' più programmato, visto che li mettete in un posto. E naturalmente quel posto deve essere poco raggiungibile dagli avversari, perché se no non avrebbe senso. Bene, il video sta diventando un po' troppo lungo, e quindi direi di finire qui il video. In conclusione, quindi dico che gli Hidekit sono da provare, non sono né buonissimi né fanno schifo, e quindi mediocri. Ora passiamo ai ringraziamenti. Vorrei ringraziare Andrea, cioè Microice7, per avermi regalato una light vest per 30 giorni. E poi vorrei ringraziare anche Joe the Wolf per avermi regalato un lanciafiamme per un giorno. Vai, con questo finisco il video e alla prossima.